Stamattina vorremmo portarvi mano per mano nella storia di una bambina che potrebbe diventare la più giovane santa non martire della Chiesa Cattolica. E per parlarne, parliamo di Nennolina. Questo è il nome, fissatelo perché è una storia incredibile. Noi abbiamo scomodato questa mattina Anna Teresa Borrelli, che è quella, l'avvocato di parte, lo possiamo dire, questo per spiegare a casa i ruoli che voi postulatori avete, la grande responsabilità. La stiamo vedendo alle nostre spalle, una bambina che si vede subito, vispa, capelli a caschetto, molto molto piccola perché ha meno di 7 anni quando muore. Chi era Nennolina? Nennolina è stata ed è per tutti noi oggi un esempio di santità semplicemente perché ci rimanda a quel cammino che è possibile per tutti. Io credo che parlare di Nennolina oggi sia non solamente per i più piccoli, ma soprattutto anche per gli adulti e i giovani, ricordarci costantemente che il cammino di santità è un cammino possibile per tutti. Certo, quando si è cominciata la causa di beatificazione e canonizzazione di Nennolina, le perplessità erano tante. Quali erano? Perché naturalmente parlare di santità per una bambina di 6 anni e mezzo sembrava un po' eccessivo. Cioè, è possibile che una bambina di 6 anni e mezzo possa diventare santa? Perché ci sono santi piccoli, però sono martiri. Sì, quindi sì. Nennolina per noi è già santa, però quando sarà riconosciuta ufficialmente come santa per la Chiesa sarà la santa più piccola. E quindi diciamo che tutto il percorso che si è fatto era poter dire, poter affermare in un certo senso che a quell'età, se diciamo che il cammino di santità è universale, se la chiamata alla santità è una chiamata universale, sicuramente in questa chiamata ci sono anche i più piccoli. Teresa, Nennolina nasce nella Antonietta, restituiamo anche sì, il nome di battesimo, in una famiglia bene di Roma. Certo. A 2 passi da Santa Croce in Gerusalemme, amatissima figlia, ovviamente, vispa, piena di interessi, anche un po' birbantella se dobbiamo dire la verità, almeno da quello che ci raccontano. Sì. Eppure con questo senso del divino nella sua vita, una bambina di pochi anni può capire, può sapere cos'è Gesù, cosa Gesù chiede, cosa Dio vuole da lei. Certamente può capirlo, sicuramente il contesto di vita in cui Nennolina viveva la favoriva, era favorevole, sicuramente la famiglia, la mamma era anche era dell'Azione Cattolica, quindi diciamo appartenente fortemente a questa associazione, quindi sicuramente anche i gesti della fede rappresentavano la quotidianità per Nennolina. La mamma di Nennolina è stata invitata dal teologo Van Zan a raccontare e a scrivere la vita, quindi ha scritto questo diario bellissimo che racconta la vita di Nennolina, e in un passaggio molto bello lei dice: già da quando era piccola, cioè dai primi mesi, il primo annetto di vita, e lei l'accompagnava e l'adagiava nel lettino per dormire, Nennolina si segnava con il segno della croce. Certo, non era il segno della croce consapevole, certo. Però avendo visto dalla mamma e sentendo anche le preghiere che la mamma ogni sera, mettendola nel letto, rivolgeva a Gesù, sicuramente Nennolina ha vissuto l'amicizia con Gesù dal racconto e dall'esperienza che la famiglia viveva. Teresa, tu parli di amicizia, l'amicizia nella nostra accezione è fatta anche di contatti, di prossimità, ma Nennolina Gesù lo sentiva davvero vicino? Certo. Certo, Nennolina parlava con Gesù, anche nelle ultime, Nennolina ha scritto, ci sono delle letterine di Nennolina, solamente e prima ancora alcune, le dettava la mamma, è vero? Prima ancora, giustamente non potendo scrivere, le dettava la mamma, infatti nel suo diario la mamma dice: alcune volte ho corretto anch'io alcuni passaggi, perché mi sembravano molto forti che una bambina a quell'età potesse dire a Gesù, potesse rivolgersi in quel modo così intimo e così profondo a Gesù. E Nennolina davanti al tabernacolo parlava con il suo Gesù, negli ultimi mesi della sua malattia, perché sappiamo che Nennolina ci andiamo pian pianino, cominciamo un attimo con un passo la sua indietro. Stampella alzava, esatto, la tendina del tabernacolo per guardare più da vicino il suo Gesù. Chi era? Quindi, Gesù per lei? Gesù era il suo amico, Gesù era colui per il quale offriva la malattia, che a me ancora, cioè, mi commuove profondamente il fatto di ricordare che una bambina a quell'età possa dire: io offro la mia vita, la mia gambina a Gesù, perché tu Gesù sei il mio amico più bello, il mio amico più grande. E sicuramente lei parla così con Gesù, nelle sue letterine dice sempre: caro Gesù,
caro Gesù, e le ultime letterine, quelle che lei metteva, anche questo gesto mi faceva un po' venire in mente questo passaggio anche di Papa Francesco dell'altro giorno di San Giuseppe. Sì. Lei metteva queste letterine sotto la statua della Madonna, diceva così arrivano prima Gesù, così le legge, i miei desideri, i miei segreti più intimi Gesù li può conoscere. Questa non è una storia di altri tempi, questa è una storia che ha 60 anni, Nennolina nasce nel 30 e muore nel 37, e i luoghi di Nennolina sono ancora vivi, Santa Croce in Gerusalemme, dove finalmente è ritornata, perché quella è la chiesa che l'ha vista battezzare, e il santuario che l'ha vista battezzare e poi fare la comunione e la cresima poco tempo prima di morire. Sì. È un luogo dove tutti possiamo andare. C'è andato il nostro Giacomo Avanzi. Immergiamoci nel mondo di Nennolina. Giacomo. Sì. Sì, eccoci Lucia, vi portiamo all'interno dei luoghi vissuti proprio da Nennolina. Ci aiuterà per questo viaggio Emilia Stolfi. Buongiorno Emilia. Buongiorno. Che appunto come membro poi dell'associazione Nennolina conosce bene questi luoghi. Dove ci troviamo innanzitutto Lucia? Siamo in una zona di Roma, siamo all'interno della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, proprio in quei luoghi che Nennolina aveva conosciuto fin da piccola, perché proprio qui era nata. Sì, e questa era la sua parrocchia, Santa Croce in Gerusalemme. Qui è stata battezzata il giorno dei Santi Innocenti, il 28 dicembre del 1930. Qui frequentava e partecipava alla messa insieme alla mamma. Molte volte quindi è stata in questi luoghi Nennolina, e nei suoi pensierini, nelle sue letterine spesso ha detto: voglio stare ai piedi della croce con Gesù. E quando le sue spoglie mortali sono state traslate dal Verano a Santa Croce in Gerusalemme, questa cappella ai piedi della Cappella delle Reliquie l'ha accolta come fosse un suo desiderio. Esatto, perché Lucia, i visitatori che vengono all'interno della Basilica, andando, facendosi tutta la navata e andando poi sulla sinistra, possono accedere a questa cappella. Come appunto ci ricordava Emilia, dietro di noi sono riportate le spoglie mortali di Nennolina, e all'interno di questa piccola cappella sono conservate all'interno delle vetrine degli oggetti che parlano ancora di lei. Sì, sono oggetti appartenuti a Nennolina. Possiamo vedere alcuni suoi abiti, e possiamo vedere i suoi giocattoli, quaderni di scuola. Sì, soprattutto i giocattoli sono molto particolari, sono degli oggetti degli anni 30, giocattoli di una bambina che ha vissuto in una famiglia benestante, certo segnata da questa terribile sofferenza. Sofferenza che non ha nulla di straordinario. Straordinario è come lei l'ha vissuta e come l'ha dedicata a Gesù per la salvezza dei peccatori. Un legame che Nennolina aveva con questo luogo, che continua a esistere anche negli occhi e nei cuori di chi si avvicina a Nennolina. E non bisogna pensare solo a una dimensione né romana né italiana, perché Emilia mi dicevi che il nome di Nennolina arriva fin dall'altra parte del mondo. Sì, dove noi nemmeno ci aspettiamo che possa arrivare. Ci sono testimonianze sul libro delle firme all'ingresso della Cappella delle Reliquie, con preghiere, richieste di grazia, di persone che arrivano veramente da ogni parte del mondo. In questa cappella ci sono oggetti di persone che hanno voluto fare un dono a Nennolina e alla sua cappella, perché segnati dalla sua storia di sofferenza e di salvezza. La statua di Santa Teresina esattamente è molto significativa, era già qui in Basilica perché è dono della sorella di Santa Teresa, però Santa Teresa forse ha trovato la sua collocazione, questa statua, proprio in questa cappella, perché uno dei nomi di Nennolina, il nome di battesimo, era proprio Teresa. La famiglia era molto devota di Teresina del Bambino Gesù. Allora, noi ci salutiamo, però Lucia, ci rivedremo fra poco, perché abbiamo visto alcuni oggetti che ci rimandano all'infanzia di Nennolina. Fra poco non ci sposteremo di tanto, perché andremo a scoprire veramente qual è stata l'infanzia di questa persona piccola, ma che ancora fa parlare tanto e tanto di sé. Grazie intanto Emilia. Bene. A fra poco Lucia. Grazie Giacomo, grazie. C'è un'immagine che Giacomo ha portato. Accanto alla croce c'è questa stanza, così, questo ambiente che raccoglie le spoglie di Antonietta Meo, ricordiamolo, Nennolina. Croce, lei voleva stare ai piedi della croce. Guardate, lo dico a casa, parliamo di una bambina che è morta a meno di 7 anni. Cerchiamo anche di capire questo. Com'è possibile, Teresa, che avesse chiara l'idea e l'essenza di tutto questo?
È possibile perché il Signore compie grandi meraviglie nelle nostre vite e sicuramente la chiamata alla santità e la rispondenza del cuore di Nennolina in lei trovò terreno fecondo. Quindi Nennolina che prega e esprime davvero quello che il suo cuore desiderava più fortemente in quel momento. È anche bello a Santa Croce perché Nennolina dice voglio stare ai piedi della tua croce ed è proprio così, cioè fisicamente è proprio così, cioè la ricollocazione della tomba di Nennolina a Santa Croce è proprio posta ai piedi di questa salitina che porta alla croce, alla reliquia della croce di Gerusalemme, quindi è meta di non solamente di pellegrinaggio alla croce, ma tantissime sono le persone che ogni giorno si recano a pregare su quella tomba, piccoli e grandi. Teresa, Nennolina si ammala di un osteosarcoma, un cancro, a parte immaginate, stiamo parlando di 70 anni fa quasi, immaginate il dolore, immaginate 1930 oggi, anzi sono più di 70 anni, immaginate quindi le sofferenze, le viene amputata la gambina. E lei così vivace, così è un terremoto, Nennolina, che continua con tutta la protesi di allora, continua comunque ad essere presente. Nennolina non ha mai chiesto di essere guarita? No, o meglio, mi piace ricordare un passaggio bello che poi risale agli ultimi giorni anche della sua vita, quando esprimendo in una letterina, la numero 33, le dice così: caro Gesù, ti chiedo queste tre grazie. La prima, fammi santa e questa è la cosa più importante. La seconda, dammi le anime. La terza, fammi camminare bene. Veramente questa non è molto importante. Quindi lei non chiede di guarire, chiede di poter continuare a camminare, chiede di poter continuare a... E questo anche la seconda grazia dammi che crede. Dammi le anime che significa? Dammi le anime. In questo... mi piace un po' ricordare anche il fatto che Nennolina era una piccolissima di Azione Cattolica e in questo anche tutta l'apostolicità che riga l'esperienza dell'ACR, anche Papa Benedetto XVI nell'udienza successiva ai ragazzi dell'ACR dopo il decreto di venerabilità disse se Nennolina fosse vissuta oggi sicuramente sarebbe venuta con voi all'ACR. Quindi in questo è bello ritrovare in Nennolina il senso che aveva per gli altri, l'apostolicità, cioè le anime per lei erano tutti coloro, i peccatori, i poveri, i compagni di classe. È bellissima l'esperienza di Nennolina accanto ai... Nennolina è una persona normale, una bambina normale, che giocava con i suoi compagni, che li aiutava a fare i compiti, che quando qualche compagno sbagliava diceva aggiungi la L perché hai sbagliato, anche la maestra non t'ha visto. O quando la maestra metteva in castigo qualcuno diceva no maestra, perdoniamolo a Pasqualino, a Giacomino, perché non voleva fare questo peccato, non voleva risponderle male. Quindi vediamo questa bambina che a sua misura, per la sua età, ha vissuto pienamente la santità, in quei gesti concreti, in quelle esperienze che poi sono di una bambina, perché non possiamo immaginare la santità, cioè la santità è un cammino a misura di ciascuno, e lei l'ha vissuta a misura della sua età. Per quei 6 anni e mezzo le sue preghiere dicono questo amore infinito al Signore, questa dedizione infinita a Lui e il desiderio di diventare santa. E sicuramente la famiglia, l'esperienza a Santa Croce, l'esperienza nell'Azione Cattolica erano per lei i terreni fecondi in cui camminare e crescere in questa santità. Lì. Le radici certo. erano lì, certo. Il ricordo vivo più che mai a Santa Croce in Gerusalemme. Ci vogliamo ritornare un momento se il nostro Giacomo Avanzi è pronto. Vediamo. Sì. Sì, Lucia, eccoci. Non ci siamo spostati di molto, ci troviamo all'interno dell'Istituto Cor Jesu in compagnia di un profondo conoscitore della figura di Antonietta Meo, di Nennolina, ossia Fratellino De Carolis. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Fratellino, ci troviamo in un luogo che parla molto di lei. L'Istituto Cor Jesu l'ha vista proprio nei suoi primi anni di vita, è proprio qui che lei veniva ad imparare, esiste ancora la cappella dove lei andava, si ritirava in preghiera, il cortile dove amava giocare e siamo in una stanza che raccoglie molto della sua vita, ma soprattutto della sua infanzia giocosa. Dunque, qui lei ha fatto 2 anni di scuola materna e 1 anno di scuola elementare, l'unico che ha potuto fare. Però qui ci sono anche ricordi bellissimi, sia diciamo quelli che sono legati alla sua scuola. Poi c'è la cappella dove lei ha fatto la prima comunione,
la cresima, ha ricevuto la cresima e poi dove andava a fare le sue visitine un po' private. Poi c'è il campo sportivo, il campetto dove lei giocava, giocava molto volentieri. E poi diciamo ci sono un po' tutti i ricordi, il giardinetto, l'aula, che insomma adesso non si sa da che parte sia, però più o meno le suore l'hanno individuata. Nenolina, anzi Antonietta, perché sappiamo che te non gradisci molto che venga chiamata col nomignolo, vero? No, no, Antonietta, lei ti diceva come ti chiami? Antonietta Meo. Antonietta, d'altra parte, aveva proprio questo nome, così come compare nel registro di classe, vediamo addirittura in quella che è assimilabile alla nostra pagella, che aveva anche dei buoni voti, che andava bene a scuola, le piaceva. A scuola era molto brava, lei diceva io vorrei venire nelle sue letterine, scrive, no? E a scuola anche di domenica, anche nelle feste, addirittura anche di notte. Lei giocava tantissimo, le piaceva un po' giocare con qualsiasi cosa, anche con i bastoncini, con la terra, con un po' con tutto. E quando il papà la sera arrivava a casa, lei si metteva sul terzo quarto gradino della scala all'esterno della casa e poi gli saltava addosso, quindi con una certa anche apprensione da parte del papà. Qua vediamo anche una foto targata 1937 che la ritrae in mezzo a una classe con l'insegnante, con la suora. Dietro, in quella che è stata la sua posa più classica, si intravede la gambina, appunto la protesi che aveva, e con le mani giunte sopra la gambina, quasi a proteggersi, a ritrarsi. Ma anche se lei diceva... Sì, certo, sapeva, era consapevole dell'operazione, della gravità dell'operazione, però non ne faceva un problema. Quando la nonna è venuta all'ospedale e le ha detto adesso te ne vai dall'ospedale senza una cosa molto seria, lei l'ha guardata e ha detto nonna, a me veramente non mi manca niente. Dice come non ti manca niente? È la gambina. Dice ma quella l'ha offerta a Gesù e poi insomma così va bene lo stesso. Lei vedeva Gesù anche dal punto di vista così degli occhi e parlava anche con l'angelo custode. E comunque con l'angelo custode lei diceva la sera io mi metto da una parte all'angoletto del mio lettino, così c'è l'altra parte dedicata a lui. C'era questo angelo custode, c'era anche l'altro angoletto, quello della Madonna di Lourdes, c'è la grotta lì, dove lei amava moltissimo fermarsi. E allora grazie fratellino per averci fatto entrare in quella che era stata l'infanzia e la vita proprio di Antonietta Meo, grazie per questo viaggio. Prego, prego. Speriamo che sia conosciuta sempre meglio. E il nostro scopo quest'oggi è proprio questo. Grazie, grazie fratellino e a te Lucia. Grazie fratellino, grazie Giacomo. Hai detto bene, lo scopo è quello di misurarci con qualcosa che è più grande di noi. Io man mano che sentivo queste testimonianze, vi ripeto, non vi dimenticate, stiamo parlando di una bambina che è morta 6 anni e mezzo. Offrire a Gesù, io poi cerco di riportare i tempi d'oggi. Teresa, che cosa vuol dire? Sembra qualcosa che ci sia troppo lontana dalla mentalità corrente. Noi oggi abbiamo iniziato raccontandoci che cosa significa vivere la croce. Offrire a Gesù, vivere la croce, aggrappati a Lui, che cosa vuol dire? Per oggi, Nenolina. Per Nenolina significava tutta la sua vita, per ciascuno di offrire tutto quello che aveva. Per noi credo, e a questo ci servono un po' anche le figure di santità, che siano sempre più conosciute e perché possiamo metterci su questa strada in cammino verso la santità tutti, perché con il battesimo siamo chiamati a quello. E oggi per noi credo che la testimonianza e l'esempio di Nenolina voglia dire quell'offrire tutte le nostre capacità, tutte le nostre energie, tutto il nostro tempo, tutto quello che siamo e abbiamo per il Signore Gesù. Teresa, tu ci hai portato questo documento unico del quale tra l'altro ti ringraziamo, la storia di fede ma anche umana di Nenolina è raccolta qui. Guardate, questi sono gli atti ufficiali, quelli sui quali si discute della santità, si discute, non so se l'espressione è giusta, si capisce. È proprio un processo. Esattamente, quello che tutti si fa. Gli atti del processo. Sì, che sì. Cosa emerge da tutto allora, questo? Allora, la posizio è appunto questo atto che raccoglie, questo documento che raccoglie tutta la vita di un servo di Dio, in questo caso di Nenolina, quindi che raccoglie tutte le testimonianze, ma anche tutti gli scritti e tutti i voti anche che i consultori teologi storici fanno in base a un servo di Dio. In questo caso abbiamo tutta la documentazione relativa alla santità di Nenolina, almeno per il processo Super Virtutibus,
Ed è, diciamo, un documento, ma anche un dono prezioso che, come responsabile nazionale della CR, da un responsabile all'altro ci passiamo, perché diventa anche per noi, io avendo il doppio incarico, nel senso che sono anche la responsabile nazionale della CR, quindi è un dono che io ce l'ho in virtù di quello, non perché sono la postulatrice di questa posizione. Ed è un po' l'impegno che come responsabili, come Azione Cattolica tutta abbiamo, nel far conoscere sempre di più non solamente la figura di Nennolina, ma tutte le figure di santi e beati che hanno accompagnato il cammino di santità in un minuto cattolica. Perché è santa? Diciamo che la Chiesa ci ha messo un po' di tempo per dare l'opportunità di poter esaminare tutto questo, perché appunto, come tu hai spiegato, i santi così piccoli, non martiri, erano una novità, sono una novità, certo, anche per la Chiesa. Ma un avvocato come te, che lezione consegna Nennolina? Sicuramente è un impegno molto bello, ma anche mi carica di responsabilità, nel senso che io credo che per ciascun postulatore che ogni giorno tocca con mano e ha la gioia anche di leggere e di veramente sperimentare il seme che il Signore ha messo nella vita di ciascuna persona e che poi germoglia e porta vita, credo che sia l'esperienza più affascinante che ciascuno di noi ogni giorno fa. Sicuramente Nennolina ci rimanda ad una santità possibile per tutti. Cioè, io credo che Nennolina ci dica, Antonietta mio, ci dica fortemente questo: è possibile un cammino di santità dai più piccoli ai più grandi. Se sono diventata io santa, questo percorso è davvero possibile per tutti. E allora grazie di cuore a Teresa Borrelli ed Antonietta Meo.